Concludiamo con un'altra breve comunicazione. Ci fa piacere avere tra noi padre Mario Fucà, anche lui legato a San Felice, perché è parroco attualmente di San Felice da Cantalice, la parrocchia di Centocelle in Roma. Il padre Mario l'abbiamo già visto a Monte San Giovanni in passato, è stato per tanti anni a Fiuggi, il convento che abbiamo visto, da cui il nostro santo venne per un caso, diciamo così, che sembrava quasi dovesse uscire dall'ordine, mai entrare, e poi invece fu trasferito per queste ferie a Monte San Giovanni. Ringraziamo il padre Mario, che ci dirà qualcosina magari soprattutto su questo aspetto del frate cappuccino, frate del popolo, l'abbiamo sentito abbondantemente questa sera. Grazie della sua presenza. Grazie, grazie. Prima di tutto sono contento di dover parlare dopo padre Canto, dopo Felice, perché hanno detto tutto e quindi posso pure non dire niente, perché le cose importanti ce l'hanno detto. Dolce sin fondo. Poi quando ci siamo sentiti ho detto che mi sarebbe piaciuto piuttosto dire, ma ecco, di San Felice abbiamo sentito tante cose. E oggi come si traducono in realtà? Allora, qualche anno fa frequentavo il Leoniano per un aggiornamento, il professore di storia del Lazio Meridionale chiese a noi studenti di fare una esercitazione sulla storia della propria chiesa locale. E io chiesi il permesso, ma a me piacerebbe fare la storia del convento dove vivo, e quindi cominciare un po' di ricerche, e man mano mi dava dei consigli. Così dopo, da questa esercitazione fatta a scuola, nel 2015, a 500 anni dalla nascita di San Felice, abbiamo fatto questo libro sulla storia del convento, e ci ho inserito due pagine su San Felice da Cantalice. Ma volevo leggervi che prima di me c'è stato un altro frate al convento che tutti quelli di una certa età conosciamo, padre Mariano da Torino, no? Allora ha scritto un piccolo opuscolo che si intitola Pace e Bene, che io ho ristampato, e allora mi colpiva una frase, diceva una delle conclusioni che lui ha tirato in questo libretto: quando incontri un fraticello scalzo nei piedi e dalla rozza tonaca, pensa a San Felice da Cantalice. Adesso io oggi sto con la tonaca perché è una cosa ufficiale, non la porto mai. E allora, ebbene, io che non vado in giro scalzo e non indosso una rozza tonaca, mi chiedo in che modo posso farti pensare a San Felice da Cantalice. Questo me lo sono chiesto davvero. Allora, una delle cose che mi ha sempre colpito nel custodire il convento, custodisco questa memoria, che se San Felice non è stato buttato fuori dall'ordine perché non ritenevano la sua salute all'altezza, è per la preghiera, che uno che prega così non si può buttare fuori. Diamogli un'altra possibilità, e venne a Monte San Giovanni Campano. E a me è sempre piaciuto, l'altare non è più quello chiaramente, perché l'altare di Fiuggi è degli inizi del Novecento, però è sempre piaciuto immaginare queste notti passate da lui in preghiera lì. E allora una scelta pratica che ho fatto di non chiudere più la chiesa, né di giorno né di notte. E ho pensato che come Felice ha trovato la sua strada pregando lì di notte, chissà, qualcun altro entrando di notte in chiesa poteva trovare il suo incontro determinante con Dio. E questa è stata una scelta che finché sono stato lì fisso ho fatto. Non ho mai più chiuso la chiesa, né di giorno né di notte. Un'altra cosa, ecco, Franco ha detto molto bene dei nostri fratelli laici, come aveva già detto Felice, è una cosa di cui ha goduto pure lui. Noi sentiamo tanto parlare di chiesa in uscita in questi ultimi anni. Qual è il contrario di uscita? Io non ho
è accoglienza, è lo stesso modo di stare tra la gente. E questo dico di lui perché veniva sempre con i suoi gruppi di ragazzi quando era parroco, veniva sempre in convento a Fiuggi, e per me è diventata una regola di vita. La prima parola è accoglienza. Questo mi sembra oggi il modo veramente di entrare in contatto con le persone, di fargli vivere qualcosa. Una terza cosa, ecco, io sono nato e cresciuto a Centocelle. Sono frate perché da ragazzino facevo il chierichetto e sono rimasto appassionato dalle figure dei frati che c'erano in parrocchia. Veramente dei frati stupendi, frati che stavano nelle case. Il nostro quartiere ancora oggi si vede che è nato quei frati. I parroci a Roma dicono che non hanno legame con la gente, sono troppo grosse le parrocchie. Per noi non è così nella nostra zona, perché il quartiere è nato con i frati e con questa presenza capillare nelle case, perché i frati, vi ricordo quando ero ragazzino, che non dicevano vado in centro, ma dicevano da Centocelle, dicevano dove vai oggi? Vado a Roma. E noi non dicevamo da ragazzi di dove sei, non dicevamo di Roma, noi dicevamo di Centocelle, cioè, se paese... ma noi di San Felice ridicevamo so di San Felice, ma veramente la parrocchia dava questo senso di appartenenza. E una delle cose più belle e fantastiche quando si celebrava San Felice era l'arrivo del pane. Con le foto, quelle tradizioni, addirittura con l'elicottero veniva portato il pane, che poi viene il pane di San Felice. Ieri noi abbiamo mantenuto la tradizione, abbiamo benedetto il pane, l'abbiamo distribuito. Ma una cosa che ho voluto da parroco con i volontari della Caritas, e piano piano l'abbiamo fatto, abbiamo cominciato a fare il giro dei forni, a raccogliere il pane avanzato, e tutte le domeniche mattina noi distribuiamo il pane ai poveri del nostro quartiere. E abbiamo fatto un ostello che abbiamo chiamato Casa San Felice. Stiamo ospitando attualmente delle persone che provengono dall'Ucraina, delle persone che provengono dall'Africa, una famiglia giovane di Roma che purtroppo non riesce a trovare né lavoro né casa, no? Però questa casa San Felice davvero sta diventando un punto di riferimento anche per questo pane che noi continuiamo a distribuire tutte le domeniche ai nostri poveri. Ecco, questo mi sembra un modo molto vicino al sentire di San Felice, quindi abbiamo il compito in parrocchia non solo di dare i sacramenti, ma credo di dare questa testimonianza, no, di queste figure che ci ispirano ancora oggi, no, nell'agire e nello stare insieme agli altri. Grazie. Grazie davvero. Allora, San Felice, l'uomo del pane, allora questo pane è veramente vivo. Io penso che questa sera, anche grazie alla vostra disponibilità, alla presenza, al tempo che avete dedicato, anche io dovuto andare via, abbiamo respirato non una storia del passato, ma intanto l'attrattiva della santità, e della santità cappuccina in modo particolare. E la bellezza, quando viene veramente vissuta, della vita cristiana evangelica. Quindi San Felice, insomma, credo che ci dica ancora che davvero è vivo, se noi lo vogliamo e se vogliamo proseguire la sua testimonianza, come voi fate, state facendo a diversi livelli. Io, a nome di tutti, del comitato organizzatore, ringrazio chi è intervenuto e ci diamo appuntamento per domani. Sindaco, hai 30